del gran territoriale. Per la polifonia classica non sarà più in Italia un musicista. Amen. Ma di Piero, non un passatista, non un componente. Posso fare una domanda, signore? Io so che lei è stato allievo di Ildebrando Vincenzi e sappiamo che Ildebrando Vincenzi si rifà con la modalità, no? C'è un ritorno gregoriano, però ho avuto l'impressione che lei non condividesse certe sue scelte, o è un errore mio? No, non è un errore, è che di fatto io ho preferito rifarmi all'autenticità del canto gregoriano e della tradizione nostra latina, romana, italiana. Vincenzi andava non molto curioso, per via di intuizioni, chiamiamole così, di grande cultura e di cose. Io dico no, la musica si fa sul pratico, su quel che ci hanno dato i nostri grandi passati, che sono le radici da cui guai a staccarsi. Se ti stacchi le radici, perdi la vita. Allora preferisco io canto gregoriano, che per tutto un millennio è stata la musica europea occidentale. Poi la polifonia ci sta dando i capolavori che ci sta. Quando io dico sempre una cosa che insisto per questo punto, la Chiesa ha dato al mondo occidentale la più alta espressione di bellezza nella musica. Andate in India, non c'è grande musica. Andate in Giappone, non c'è grande musica. Andate in popoli cinesi, non c'è più. Qui c'è tanta musica, perché? Perché la Chiesa con la sua liturgia è stata quella che ha fatto santa musica, che l'ha costruita, si è fatta grammatica, l'ha fatta sintassi, ha fatto eroppio. Perciò la Chiesa che oggi purtroppo di tutta la musica non fa rientrare in se stessa. Amen.
Sì, col... scusa. Tre anni. Da quando morì Papa Giovanni? Dunque, che anno morì Papa Giovanni? 22 anni fa. Dunque vuol dire che la liturgia ha estromesso i nostri grandi lavoratori. Vedete, io ho eseguito ora entro i fatti miei, mi scusate. A Grosseto e a Massa Marittima, una molto buona orchestra, locale, è un bellissimo coro, due bellissimi cori insieme, il mio miserere grosso a sei voci. Cos'è successo di questo miserere? Questo per dirvi cos'è oggi la musica sacra in liturgia, no? Questo che fu commissionato dal capitolo di Santa Maria Maggiore quando fu eletto maestro. La tradizione che è messo di cappella quando entra a fare il grande miserere della settimana santa, guarda che belli, no? Guarda che belli la settimana santa, sì, per il magno tutto il mondo. Vabbè, io ho scritto abbastanza monumentale, chiamavo così, perché mi avevano detto che davanti a me c'era il maestro e dice, voci strumenti, ovvero, che aveva fatto anche un miserere di campo. Fa bene se no, però mi sono di impegno e fece vedere masse voci con solista grosso. Questo miserere si è cantato da quando entra in campo, cioè dall'anno 1947-48, non mi ricordo, fino alla riforma liturgica. Tutti gli anni e quando la gente veniva a Basilea, nel giovedì santo, Che è successo? Eccoci. La nuova liturgia ha estromesso questo miserere, non c'è niente. Non c'è. Perché dopo è inutile. Io ho dovuto mettere allora per canto orchestra con solisti e fanno un grande festival, cioè che si è fatto, se è finito, domenica scorsa, dal secolo, sabato, massima insieme e non ha proposto anche. Dunque la musica sacra se vuole, se mi farà vivere, vivrà, ma non fuori dalla liturgia. Ecco la realtà di questa cosa. Volevo dire che lo stesso problema si pone anche in Francia, ci sono molti compositori anche di un certo livello che hanno scritto musica sacra ma non liturgica, quindi è musica da concerto, quindi non viene assolutamente eseguita in chiesa. Tornando al problema di prima dei compositori contemporanei che non ci riescono a sopportare, però c'è da dire questo, che vivono della prima esecuzione che basta. Ed è sempre l'autore che dirige, perché solo lui è in grado, lui sa quello che vuole. Dimenticare quello che accade. In particolare mia, insomma, è una formazione sui generi, musicalmente. Io ho avuto la fortuna, avevo il padre che era io piccolo sempre con lui, c'era con lui a sentire il canto del Doviano, diceva, si chiamava Canto Fermo. E poi papà faceva la sua parte anche della corale paesana, sempre sentiva.
Quando è l'ex seminario, l'ex seminario, è prestissimo seminario, molto molto bello, forse troppo bello, non so, molto bello, perché io feci elementari molto bello. Mi direte che poco semplicemente, ma madre faceva un po' di ripetizione in casa, pur essendo una contadinella, aveva studiato bene con le monache, e allora faceva le ripetizioni, e io sentivo, ascoltavo, vedevo come fanno, se ne stanno qui. Quando mamma io lo trovo ad elementare, mamma vista il direttore di Fatti, chi era quello che faceva il Forai, dice no, con le storie di sbagliazione, qualche rosina assaggiata, cosa che fa da prima, mamma, cosa mio, e c'era la mamma sua all'esame mio, la mamma che era molto più responsabile, fece l'esamino e andasse per la terza. Nostra testa, se che andassi a studiare prestissimo io, perché finì nelle metà a 9 anni, se che andassi a studiare, perché non studiare, subito a cantare il fuoco, faccio il solista un tratto, con maestro Bagnoli, a cui io devo moltissimo, tutti l'ho studiato, poi mi ha chiesto, ma io la musica l'ho studiata facendo musica, non con trattati. Non con la scuola, fammi l'armonia oggi, fammi il passo lì, no, non facendo. Poi, arrangiandomi, sapete, ora, sette cose posso raccontare noi in casa, no? Una
facevamo una vista di Palestina distrutta. Questo Bagnoli invitò, venne a sentirci, rimasta, ci disse, fate una musica voi e non i vostri giorni, forzolato. E la, così si va, facendo musica, accompagnando, delle volte però arrangiamo perché molto andata avanti, ancora così. E diventa un fatto proprio sport, come camminare, come parlare. Non mi ricordo, no, proprio
Vai su, c'era due dunque era un'intensissima musicale sacra, intensissima, non immaginate, anche perché è Molteni, è Messe, è Miserere, è Magnifica, era un pochino. Tutto un giorno, tutto lì, come quando la classe. Capite bene che quando la liturgia antica tutta si basava sul latino, per cui la musica si espandevano soltanto in Italia, ma in Francia, in certo, tutta la Cina, ma tutto il paese strano, andava in un paese, in chiesa, si cantava in latino, ha messo tra le parole a Roma come a Monaco, come a Giappone, in Giappone la stessa, in America lo stesso. Invece ora no, ora la cena, la messa è locale, la lingua locale. Tu vai lì, sei un estraneo, non sei tu cattolico, non puoi tornare, poi io vai lì cattolico, basta, 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 cattolico, italiano. Sicché anche la liturgia, la musica non sofferta di questa vita. Per cui, quello continuare a eseguire musiche in continuità, rinnovare il programma, rinnovare qui c'è un fatto molto da far riflettere. Dunque, la liturgia della Chiesa a un certo punto da unicamente fatto religioso e sacro prese in certe situazioni anche un aspetto chiamavolo civile, non so come chiamarlo, quando l'Austria in una propria aveva la bella di corte, la dice lo stesso, è stato corto. Mozart era la bella di corte, era il principe. Che capiva? Capiva che le messe solenni, c'era tutta la corte con trombetti, con tamburi, era diventato un fatto non soltanto liturgico puro, ma anche un fatto civico. E la musica ha questo aspetto. Non facciamo molto, io ho sempre detto questo, mi ho sempre ricordato. Colpa dei musicisti, no, colpa dei liturgisti che hanno fatto in modo che la liturgia ha preso le trasferte, e poi è stato qua. Che volete, quando entra e contro la porta, con l'auguri, con trombetti, con la detti, con la tua detti, e fare tutto, la musica, con l'orchestra, con trombetti, con la perola. Dunque di conseguenza non ti è da colpa. È stato un momento in cui la liturgia ha perso questo. Però, ecco, con tutto ciò, io ho sempre detto, attenzione, perché certi testi che dove la messa sacra dove sono così meditati, sono così sentiti, così profondamente, tanto si chiama una fondata, che possono essere detti non di tutti, se li sono troppo lunghi, perché diventa un fatto che il concertista che sa, vero, ma non condannate la musica per l'attacco del figlio e vanno via, te lo raccomando, ma che fai lì, tu sei fatto male, ma ci piace che viene in modo. Ecco, diverti. Quello che lei dice coincide perfettamente anche con quello che disse Mendelssohn, che diceva che le messe di Haydn e alcune di Mozart erano scandalosamente allegre, perché corrispondeva ad un certo stile che era quello proprio di corte, insomma. Penso che andate in dialogo, hanno detto tanto male dei musicisti, tanto male, hanno rovinato tutto, hanno fatto il piano di mezza, e calma, 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 e poi fatto voi i musicisti. In mezzo siete qua. Vede dove la Sistina, che non ha avuto mai questa fortuna di avere mai strumenti, la Sistina non può cantare lo strumento, la Sistina è di tradizione e anche per ricordarmi ancora vanno a vogliono, vanno a vogliono, un caos, non entriamo in questo argomento, chiudere e basta. Dunque, a tempi neri, ma anche a Rosso, anche a tempo di Mustafa, non c'erano gli strumenti, se ne è però obbligo di trattare in polifonia.
voce umana soltanto e all'organo che cantava, voce umana. Per cui a quel certo è rimasta una certa severità. Infatti, l'unico, ecco perché io tanto tempo la sentita, era l'unica cappella musicale nel mondo, che conservava sia sia gregoriana sia polifonica. Con questa aggravante, quasi aggiunta a sua gloria, che la cantava di là del canto gregoriano, terrorizzata dalla cultura poligoniana. Per cui c'era un iter, che si indicava, e ma soprattutto per bello. Roma aveva questa fortuna, era l'unica città. Quando andavate a Parigi, che hanno una mente di cultura musicale enorme, ma non sacra. Vado a Vienna, mille accidenti, non sacra. L'unica Roma. Io questo richiesto, io vedi qualche forza di Venezia, nella nostra, qualche forza di Venezia. Avessero mandato, io andavo a Parigi, a Roma, a Roma. Senti, voglio dire una cosa lì. È vero che l'introduzione del teatro, della specialità autocentrica, della psicologia, non era preconcepibile. Allora, una cosa molto importante, se fosse stato tagliato, se l'abbia accennato, dunque la butta di Palestina è una difficoltà, tecnicamente no, ma spiritualmente è sbagliato. Palestina, sapete che è scritto senza battuto, sapete che non c'è battuto pazzesco. È scritto modalmente, qui ci vorrebbe un risorso, comunque non vado a vedere la sua sede. Dunque, che accade? Può applicare da pratica, da una volta, non è quella di oggi. Il coro stesso palestiniano è ben diverso da tutti. Con diversi modo di quasi proprio come allora, noi sappiamo la fortuna nuova, ad avere una tradizione sicura della Sistina. Perché in Sistina, sapete, ci sono alcuni pezzi che si cantano ad oggi, a mio avviso, che sono stati cantati tutti gli anni da quando sono stati scritti. Faccio l'esempio, ho detto un nome, c'è due cervos. Era cantato a Sistina, famosa improperia del santo, tutti gli anni era cantato a Sistina. Ora capite, questo ogni anno in realtà si assicura la lezione, perché non posso quell'anno un anno io, se no ogni volta sei un po' sbagliato oggi, ma che è fatto oggi? C'è un controllo anche di ascolto, questo non ha dato al tipo di fare ancora nulla. Più che c'era la lezione sicura, da quando furono scritti questi pezzi, ma oggi si è cantato, non dico tutto, ma la parola c'era tutti gli anni obbligatoria per la coronazione del Papa, l'anniversario, perciò c'è sempre un Papa. Come fa a cambiare un maestro? Può cambiare? Perché il Papa non si è fatto. Anche di conseguenza era facile mantenere la precedenza, perché veniva quasi spontaneo. Sapete, le parti del nostro in Sistina non c'hanno segni di nulla, non c'è piano, a volte lo stesso testo è preso all'inizio e basta. Perché c'è una bravura del cantore, anche da corte acquisisce, anche se non sa esempio, che non è proprio. Gli accidenti, cioè il palestino non mette l'accidente, mette il cantore lì, perché ho fatto il cantore, lui in alto è più l'accidente, ben mezzo non si metteva bene. E pensate un po', come si mettono la tradizione, si dice così, e la sapienza morale. Allora, noi sappiamo qui a Roma una tradizione sicura, dico sicura, di interpretazione polifonica del 500. Naturalmente Palestina aveva qualche diversificazione, era lasso, aveva qualche molto di più, no, molto vittoria. E niente questo, perché ogni artista ha la sua arte, però quella era la strada. Più o meno drammatica, meno drammatica, più... vabbè.
Oggi un maestro che non ha addosso il totalismo non può fare Palestina, niente da fare, non troppo da un lo fa come cosa, che lo fa come. Non è quello Palestina. E purtroppo, con un dispiacere, tanto l'Italia si sta copiando tutti i complessi che vengono da lì che da un altro, da e questo è un altro guaio perché si vede la nostra tradizione latina, romana, italiana, mediterranea. Che si può fare? Io che un lavoro fino a un lungo, io ho detto quando lungo, io sono andato in giro tutto il mondo a fare latina, come si fa? Oggi che cosa è più? Cosa è più di tutti gli altri? Ce l'ho detto, ma che tempo per il non esiste tempo nel senso nostro di Mozart o di Verdi o di deve spiegare la storia continuamente, qualche volta lo faccio, ci mancherebbe, qualche volta lo faccio, a volte c'è l'omofonia, c'è l'omofonia, vero? E voglio, ma se no c'è la libertà assoluta, il maestro che ti batte il tempo, ammazza Palestina, invece devi dire, che hanno il loro grande cosmiario di Roma.